perché oggi è il 49esimo compleanno di Ilenia Carresi, figlia di Albano e Romina. Noi diciamo perché da quando Ilenia è scomparsa, parliamo del gennaio del 94, nonostante la dichiarazione di morte presunta, c'è una mamma che non si arrende, continua a coltivare la speranza un giorno di poterla riabbracciare, e noi vogliamo coltivare questa speranza insieme a lei. Allora, prima di tutto, ricostruiamo la vicenda insieme a Giovanna Savini. Novembre, il mese in cui è nata Ilenia. Ilenia si è sempre sentita bella al sole. Ilenia, dove sei? Una frase e una foto al giorno, così una madre, Romina, continua a cercare sua figlia, a sperare ancora 26 anni dopo la sua misteriosa scomparsa. Questa sera ci occuperemo di una storia che ha lasciato con il fiato sospeso tutta l'Italia. La ragazza si chiama Ilenia Carrisi, ha 23 anni, non ha dato più sue notizie dal 1 gennaio scorso. Era il 31 dicembre del 1993 quando la primogenita di Albano e Romina, che allora aveva 23 anni, venne inghiottita dal nulla. Si trovava a New Orleans per trascorrere la fine dell'anno e prendersi una specie di periodo sabbatico. Voleva scrivere un libro sui senza tetto, incoraggiata da un amico, un sassofonista sessantenne, Alexander Masakela, che aveva conosciuto a New York. Divideva con lui una stanza in questo hotel quando di lei si persero le tracce. L'ultima a vederla il 6 gennaio del 93, la proprietaria dell'hotel. Fu lei ad allertare la polizia quando giorni dopo, il 14 gennaio, Masakela lasciò la stanza da solo. Su di lui si concentrarono i primi sospetti. Lui, arrestato il 31 gennaio, rilasciato due settimane dopo per mancanza di prove. Sentite centinaia di persone. Tra loro Albert Cordova, un guardiano notturno, raccontò di aver visto alle 23:30 circa del 6 gennaio una ragazza bionda buttarsi nelle acque del Mississippi. «Non puoi stare lì», le disse lui. «Non importa, io appartengo alle acque», rispose lei. Ma il corpo di Ilenia non è mai stato trovato. 10 anni dopo, suo padre, Albano, chiede e ottiene dal tribunale di Brindisi la dichiarazione di morte presunta. E tra piste, ipotesi, speculazioni, scoop, gli anni passano. E oggi Ilenia ne avrebbe 49. Intanto io saluto Rita dalla Chiesa, che è con noi, che è una persona che conosce molto bene la famiglia Carrisi. In collegamento abbiamo Giovanni Terzi, anche lui molto molto amico di famiglia. Intanto vi ringrazio per essere qui con noi. C'è effettivamente qualcosa che ci ha molto colpito. Durante tutto il mese di novembre Romina ha postato ogni giorno una foto di Ilenia, chiedendo a chi l'avesse vista di poter dare sue notizie. Ecco, Rita, che emozione suscita in te questo grido, questo appello di una mamma che ancora spera? Io ne parlo come se non, diciamo, come se non li conoscessi, no? Parlo di una mamma che non si arrende e non si è mai arresa in tutti questi anni. Io la capisco benissimo, Romina. Io capisco che lei voglia sapere dov'è sua figlia. Capisco che lei si rivolga a chiunque per avere notizie di Romina. Che lei dica: io sono qui, se qualcuno pensa di averla vista, che mi avverta. È un dolore che sicuramente l'ha salvata in tutti questi anni, perché l'ha salvata dalla certezza del non avere più sua figlia. Quindi la speranza è dentro di lei, non gliela puoi togliere assolutamente. Quindi io capisco questo fatto che lei ogni giorno metta una foto di Ilenia sui social per dire: per favore, se la vedete. Odio lo sciacallaggio che viene fatto su questa cosa, perché tante volte si sono visti arrivare telefonate, oppure... Questo è terribile, è terribile. Sì, oppure lettere in cui dicevano: noi l'abbiamo vista, noi l'abbiamo... Ecco, questa è una cosa terribile per qualunque genitore. E Romina si esprime così. Albano
a pudore. A Albano pudore. Ha scelto il silenzio, infatti volevo chiedere proprio a Giovanni, no? Che anche lui è molto vicino alla famiglia Carrisi, ecco, come spieghi, come mai questo modo così diverso, no? Di affrontare un'esperienza così drammatica, da una parte la speranza che non si perde, dall'altra il silenzio. Intanto io credo che ci siano due sensibilità magari anche differenti, come spesso accade, e soprattutto queste sensibilità si declinano attraverso una modalità differente di comunicare. Io credo che profondamente entrambi i genitori, come ha detto giustamente Rita Dalla Chiesa adesso, cioè entrambi i genitori sperano, chi di più, chi di meno, nel loro cuore che la loro figlia ci sia, che a un certo tempo, a un certo momento, darà notizie di se stessa. Ma poi come questo viene esplicitato ai mezzi di comunicazione, all'esterno, è diverso. Sicuramente Albano non lo esplicita, invece Romina lo fa. Sono due modi differenti di vivere il dolore, ma un dolore che è assolutamente identico nei cuori di entrambi. Io ho intervistato poche settimane fa una mamma a cui era scomparso ed era stato probabilmente sottratto un bambino di 6 anni, e dopo 42 anni non solo lei ha sempre creduto che questo bambino potesse ritornare, ma ci sono stati con la Procura della Repubblica del paese suo, insomma, ci sono stati degli accertamenti dove forse si capisce ciò che è accaduto. Quindi come non dare ragione a questa speranza? Come non essere noi in qualche modo vicini alla famiglia? Perché ognuno di noi, ogni genitore, in qualche modo spererebbe sempre che la propria figlia o il proprio figlio ritornasse o che ci fossero notizie positive. Assolutamente, Giovanni. Io vorrei proprio ritornare, Rita, a quelle foto pubblicate su Instagram, no? Se tu vedi come sono potessi, belle, bellissime. Belle. Ecco, se tu potessi dire qualcosa a Romina in questo momento, cosa le diresti? Fai bene, hai l'appoggio di tutti noi. E non smettere mai di cercarla, di aspettare notizie. È difficile parlarne perché io, insomma, sono stata e conosco molto Sei bene. Sei molto vicina. Sono molto vicina soprattutto ad Albano e so anche lui quanto pudore abbia, anche che noi possiamo parlare di questa cosa. E lui non ne vuole parlare, tu vedi che non ne parla quasi mai. Però io credo che noi siamo entrati veramente in punta di piedi. Lui ha scritto una canzone per Ilenia che è Un sasso nel cuore, vero Giovanni? Tu credo che lo sappia. E lui non la canta mai, però, infatti in pochi la conoscono, perché lui non la canta mai, perché sta male quando la canta, ed è un sasso talmente grande nel suo cuore, nella loro vita, nella vita di tutti questi ragazzi. Gliel'ha cambiata, gliel'ha stravolta completamente. Pensa anche alle sorelle, che non una sorella che scompare, capito? Il problema reale è quello che una volta ha detto Albano: io non ho un posto dove portare dove un poter fiore, piangere e pregare, esatto, per il proprio figlio, per mia figlia. E credo che sia questo che Romina cerchi di allontanare da sé. Lei non lo vuole il posto dove piangere, lei rivuole Ilenia, e io come mamma la capisco. E noi vogliamo sperare insieme a lei. Sì. Veramente un abbraccio alla famiglia Carrisi. Grazie, grazie Giovanni, grazie Rita. Grazie.